Ed eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, ma finalmente bentornati ad una nuova puntata di Voglia di Festa. Perché noi abbiamo voglia di festa, voi lo sapete, abbiamo tanta voglia di festa, quindi finalmente una nuova puntata. Anche questa sera parleremo di uno dei nostri comuni veronesi, quindi siamo molto molto curiosi. Questa sera saremo in collegamento con il comune di Mozzecane, dove parleremo di tutti gli eventi, delle novità che stanno arrivando, degli eventi che hanno fatto, che stanno facendo e che faranno. E quindi ecco, se voi siete pronti, noi lo siamo altrettanto, quindi diamo il benvenuto a Mauro Martelli, sindaco di Mozzecane. Buonasera, buonasera sindaco. Buonasera a lei e a tutti i suoi spettatori. Grazie, grazie. Come va Mozzecane? Quanta voglia di festa c'è? C'è un'enorme voglia di festa, ma più che altro c'è un'enorme voglia di ritornare alla normalità. Oh. E presumo che questa campagna vaccinale, per come si sta sviluppando, ci stia traghettando verso questa direzione. Questo ha detto bello quello che dice, anche perché finalmente c'è voglia di tornare alla normalità e di tornare anche ad assaporare un po' di spensieratezza, un po' di leggerezza, un po' di festa. Ma visto che noi abbiamo voglia di festa, so che voi ne avete altrettanta, anzi voi non vi annoiate per niente, ne avete sempre avuta e oggi ancora di più, tanta voglia, impegno e voglia di fare. Cosa succederà di bello quest'estate nel vostro comune? Allora, sempre ovviamente nel rispetto delle regole Covid, perché non siamo ancora fuori dall'emergenza, perché anche l'anno scorso in questo periodo qua eravamo tendenti a zero per quanto riguardava le positività. Dal 3 al 4 giugno eravamo Covid free, quindi non bisogna mai mollare la guardia. Però abbiamo organizzato un percorso di eventi estivi che vanno dai bambini dai 6 anni fino agli adulti, attraverso circuiti mirati, progetti mirati, per poter accogliere i bambini nei centri estivi in piena sicurezza, utilizzando gli spazi e i volumi della nuova scuola, della nostra scuola materna e della scuola elementare, che hanno anche ampi spazi esterni, quindi i bambini saranno accuditi da educatori professionali in un ambiente sicuro. Poi dopo ovviamente abbiamo pensato anche agli adolescenti, ma con un progetto un po' più responsabilizzante, che è il progetto di fare fatica. Quindi per qualche settimana i nostri ragazzi adolescenti si occuperanno della cura della gestione del bene pubblico attraverso dei piccoli lavori di manutenzione, in maniera tale anche da far passare il tempo, ma far crescere anche una coscienza civica. Poi arriviamo ovviamente anche agli adulti. Gli adulti potranno godere quest'estate di una serie di eventi di natura musicale, di natura culturale, quindi concerti e rappresentazioni teatrali che svolgeremo nel brolo di Villa Ciresola, che è un broletto fantastico pieno di specie vegetali particolari, quindi un gioiellino che abbiamo all'interno del nostro spazio pubblico. E in questo contesto qua, in piena sicurezza, verranno predisposti circa 200 posti a sedere col palco, dove potremo assistere a tutte le manifestazioni che le citavo e che poi dopo l'assessore alla cultura spiegherà nel dettaglio. Certo, certo. Beh, intanto complimenti, perché uno sguardo rivolto anche verso ai più piccoli e anche ai ragazzi, ai ragazzini, ai più piccoli ancora, oggi è ancora più, meno semplice di prima. Quindi bravi davvero per quello che fate, che fate da sempre voi questa cosa. Quindi bravi, bravi davvero. Quest'estate, sì. Quindi abbiamo capito che ci sarà anche la musica, giusto? Assolutamente sì, avremo, ma non voglio togliere nulla poi dopo, no, chi certo. Mi succederà. Stefani Ghizzoni, che è stata nostra ospite l'anno scorso, avendo applicato la stessa formula, perché la nostra saga padronale, che arriva la terza settimana di luglio, non si potrà svolgere ovviamente nelle consuete tradizioni, quindi con giostre, ristorazioni, quindi abbiamo optato quest'anno anche a questa soluzione. E Stefani Ghizzoni il 4 luglio aprirà l'edizione con un concerto dedicato alle canzoni di un grandissimo cantautore che mi piace moltissimo, che è Lucio Dalla. Wow. Ce l'aveva promesso l'anno scorso quando ci ha rappresentato il lavoro artistico di Mia Martini, che stava lavorando a questo progetto, quindi abbiamo colto l'occasione per averla di nuovo nostra gradita ospite. Diceva bene, poi dopo i ragazzini e gli anziani sono quelle categorie che hanno di più sofferto l'isolamento sociale,
Quindi, oltre, diciamo, ai classici tempestivi, abbiamo predisposto anche delle attività all'aperto da fare con i ragazzini attraverso educatori, Biblobus, Azzurrone, cioè dei pullman che si muovono attrezzati, radunano i bambini in sicurezza negli spazi pubblici, nei giardini, e fanno delle attività con loro. Quindi cerchiamo, insomma, di rendere il più possibile quest'estate piacevole, sperando poi che sia l'ultima e che si ritorni alla normalità. Giusto, giusto, ben detto, anche perché c'è davvero tanto, tanto bisogno di normalità. Però a quanto pare una luce si comincia a intravedere, quindi davvero, davvero grazie. Mauro, io la ringrazio per averci raccontato e averci fatto un po' una panoramica degli eventi di quest'estate. A Mozzecane sappiamo che non vi annoiate, non vi siete mai annoiati, e continuate ad impegnarvi costantemente per i vostri cittadini, anche per chi da fuori vuol venire a trovare, ad ascoltare musica, a star bene, a portare anche i propri figli e a fare unione e forza, perché oggi ancora di più ce n'è bisogno. Quindi lascio a lei chiaramente l'ultima parola e poi ci salutiamo, perché ovviamente l'invito glielo lasciamo. Quindi prego, faccia pure, noi la salutiamo, intanto la ringraziamo, prego. Grazie a voi. Ovviamente, per quanto riguarda la stagione delle rappresentazioni teatrali, che poi seguiranno, mi dimenticavo, anche quattro proiezioni cinematografiche, di cui però non abbiamo i titoli perché purtroppo le produzioni si sono rallentate, quindi aspettiamo l'ultimo momento per avere quelle più recenti. Però, insomma, l'offerta che diamo è senz'altro estesa a quelli che sono anche i simpatizzanti, i fans, gli appassionati di teatro e di musica su tutto il territorio, quindi li aspettiamo ovviamente numerosi, fermo restando che la capacità poi dopo in termini di sicurezza è circa 220 posti. Ecco, quindi è già comunque un bel numero e possiamo essere davvero molto molto felici. Grazie Mauro, grazie per essere stato oggi questa sera con noi, e noi sicuramente ci vediamo a Mozzecane, quindi evviva, evviva, grazie, alla prossima. Vi aspetto, buona serata a tutti voi. Grazie, buona serata, grazie, grazie mille, perché noi abbiamo voglia di festa, e quindi che dire, adesso andiamo in pubblicità, un po' di musica, poi ci vediamo tra poco con l'assessore. A tra poco, musica.